Ciao a tutti appassionati del fai da te. Io sono Mauro e questo è Ziorso, il canale per i makers. Oggi apriremo insieme il mio ultimo acquisto, la macchina affilatrice della Parkside. Questo è un video un po' improvvisato, infatti chi mi segue sui social sa già che questa settimana sono andato alla Lidl e ho preso questa macchina affilatrice. Poi vi ho chiesto se volevamo recensirla, se volevamo aprirla insieme, e visto che alcuni mi hanno detto che era una cosa interessante, allora ho pensato di fare questo video veloce. Un paio di settimane fa Paolo Brada aveva fatto un video su come si affilano a mano le punte per il trapano. Io ci ho provato qualche volta ad affilarle a mano, è venuto sempre un disastro. E quindi quando ho visto alla Lidl questo attrezzo che costa poco meno di 18 euro, ho pensato che poteva essere utile per me, visto che non ho la manualità adatta ad affilare le punte del trapano. E mi casca proprio a fagiolo perché la scorsa primavera avevo usato queste punte per il ferro per forare dei paletti di recinzione, le avevo bruciate e quindi proverò ad affilarle con questa macchina qui. Questa macchina è utile anche per affilare gli scalpelli, i coltelli e le forbici. Ora, io ho questi scalpelli che sono economici, però ho provato ad affilarli sempre a mano e non avendo la manualità non ho fatto un buon lavoro. Proverò ad affilarli con questa macchina qui. Purtroppo non dispongo di forbici e coltelli che hanno perso il filo e quindi quella prova lì non la farò. Vediamo insieme come funziona questa macchina, vi dirò le caratteristiche, anche se non so quando possono essere interessanti per una macchina di questo genere, però vediamola insieme e vediamo soprattutto se è adatta allo scopo che mi sono prefisso. Ecco qua la confezione. Come vedete ho fatto una piccola pausa da un video, da un progetto che stavo portando avanti, lo vedrete presto sul canale, seguitemi e scoprirete di cosa si tratta. Per il momento occupiamoci di questa macchina. La apriamo. Vediamo subito il libretto delle istruzioni. Dopo leggiamo un attimino le caratteristiche. Poi qui abbiamo le varie mascherine. Mascherina per affilare le punte del trapano, la mascherina per affilare gli scalpelli e quella per le lame. Poi abbiamo il corpo macchina e un abrasivo di ricambio. Vediamo un attimino le caratteristiche della macchina. Dunque, ovviamente funziona con la 220 domestica. La potenza è 65 watt. Immagino che sia una potenza bassa, ma vedremo se è adatta al nostro scopo. Pesa pochissimo, 1,3 kg. Non è troppo rumorosa. Si arriva ai 73 decibel, la potenza sonora. Vediamo come funziona. Il cavo è di 2 metri, ci permette di arrivare comodamente alle nostre prese elettriche. C'è il dispositivo di sicurezza, quindi a meno che non sia montata la mascherina, non parte la mola. Montiamo la prima mascherina, facciamo una prova con questa per le lame, quella che non useremo, quindi. Montata la mascherina, parte il motore. La protezione è questo interruttorino a gancio qui. Beh, proviamo subito ad affilare lo scalpello. Ah, comodo. Qui abbiamo una calamita che ci permette di fissare lo scalpello e questa rotellina che ci permette di modulare l'inclinazione della
la lama che vogliamo ottenere. Blocchiamo e poi si affila semplicemente azionando la spoletta. Dunque, facciamo una prova e vediamo come si affilano con questa macchina le punte per il trapano. Quindi montiamo la mascherina, ci accertiamo che funzioni. Dopodiché qui troviamo una guida che può basculare. Questo qui serve per tenere fermo la punta del trapano. Dunque, abbiamo questa punta che ho affilato a mano, infatti si vede, fatta malissimo. Va allargata la rotellina. Infilata, poi si mette in questa prima prova. Questo serve per trovare la giusta posizione della punta all'interno della guida. Quindi inseriamo la punta, la facciamo ruotare finché non incontra l'ostacolo. Dopodiché, in questa posizione va fissata in modo che non riesca più a muoversi. La mettiamo qui all'interno di questo spazio. Attiviamo la mola. Primo lato. Questo è il risultato. Giriamo. Questo è il risultato. Vediamo il confronto con una punta mai usata. Vediamo che il centro è rispettato. Il tagliente è efficace. L'unica differenza che trovo è che questa macchina non smussa qui, sulla fine della lama. Questo spazietto che generalmente è utile per scaricare il trucciolo. Riponiamo questo utensile qui, questa mascherina, e andiamo avanti con l'affilatura dello scalpello. Mi sono indicate varie misure di scalpello possibile, vediamo che la nostra misura è contemplata. Dunque, come si può settare questa mascherina? In primis diamo un'occhiata all'angolazione, che l'angolazione corretta di affilatura per uno scalpello sarebbe 21,5. Qui non è riportata, quindi c'è il 20, facciamo un po' più di 20. Blocchiamo. Andiamo in battuta la punta. E proviamo. Diamo un'occhiata. Ha fatto proprio una vera schifezza. In conclusione, come va questa macchina? Abbiamo visto due prove principalmente, quella per affilare le punte del trapano, le punte a ferro, in fattispecie, e quella per affilare gli scalpelli. Totalmente fallimentare, l'ha affilati malissimo gli scalpelli, anzi li ha rovinati, quindi vi sconsiglio di usare questa macchina qui per affilare gli scalpelli, a meno che non si tratti degli scalpelli, proprio quelli per rompere i muri. E per quanto riguarda invece l'affilatura delle punte da trapano, discreto risultato, diciamo non è stato un acquisto totalmente inutile perché non sono pratico nell'affilatura delle punte a ferro, a mano, e quindi questo apparecchio qui mi è molto utile. Cosa aggiungere? Continuate a seguirmi sui social perché questo video qui è proprio frutto di chi mi segue sui social, mi ha consigliato appunto di recensire, di aprire insieme, di eseguire questo unboxing insieme tramite un video per vedere come funziona questa macchina.
quindi continuate a seguirmi sui social e ringrazio tutti quelli che mi sostengono tramite PayPal e tramite Amazon. Continuate così, ragazzi, il vostro aiuto è fondamentale per il canale. Oggi eseguirò l'estrazione del vincitore del contest per i 1000 iscritti che ho fatto 2 settimane fa. Penso nel prossimo video vedrete già il vincitore di questo contest. Ci vediamo al prossimo video, ciao!